L'ultima telefonata di Emanuela Orlandi è un mistero. A distanza di 40 anni, nonostante le varie indagini, inchieste e procedimenti penali, non si sa a che ora sia stata fatta né da dove. Parliamo della telefonata che la ragazza, 15enne, avrebbe fatto chiamando il numero fisso 0669849822, abbinato alla sua abitazione all'interno della città del Vaticano, al secondo piano del palazzetto di via Sant'Egidio, adiacente alla porta Sant'Anna, situata in via di Porta Angelica, quel pomeriggio, 22 giugno 83, per parlare con la madre e informarla di una presunta offerta di lavoro ricevuta da un uomo tra i 35 e i 45 anni, alla guida di una BMW di colore verde, azzurro o grigio scuro metallizzato. I genitori in quel momento erano assenti, per cui la vittima parlò con la sorella maggiore Federica, 21 anni all'epoca dei fatti, alla quale avrebbe riferito in modo affrettato e sbrigativo il motivo della sua chiamata. All'epoca alcuni quotidiani scrissero che Manuela telefonò a casa 2 volte, ma la notizia venne smentita dal padre Ercole. Allora, inciso, teniamo conto di tutto quello che abbiamo detto in altri video, perché poi diciamo, le informazioni vanno integrate. C'è chi dice che questa offerta fosse arrivata giorni prima e non esattamente quel 22 giugno. In ogni caso risulta incomprensibile da qualunque punto di vista, in quanto se anche l'avesse ricevuta quel giorno stesso, anzi a maggior ragione considerato che appunto Emanuela viene descritta anche in un certo modo, nulla di più semplice che tornare a casa, dirlo ai genitori e poi vedere se l'uomo si facesse di nuovo vivo, magari ritornando con la mamma. Cioè, anche le informazioni di questa telefonata sono difformi, non coerenti tra di loro. Questa misteriosa e controversa telefonata rappresenta il perno intorno al quale ruotano tutti i primi e confusi eventi collegati alla scomparsa della minorenne. È uno degli aspetti più oscuri e delicati dell'intera vicenda, prima dell'ingresso sulla scena dei presunti rapitori. A che ora telefonò a casa Emanuela? Da dove? E qual era il motivo impellente e improrogabile che la spinse a chiamare per parlare con la madre? A quanto pare c'era una certa urgenza alla base di quella telefonata. Infatti, se così non fosse, Emanuela avrebbe potuto più semplicemente aspettare il suo rientro a casa per parlare con i genitori, ma qualcosa o qualcuno creò in lei uno stato d'ansia tale da spingerla a contattare e informare subito i genitori per ottenere, così almeno è stato raccontato dai familiari, il loro consenso ad accettare quella strana offerta di lavoro. Questa è la versione ufficiale, ma i fatti andarono veramente in quel modo? Così la storia dell'ultima telefonata di Emanuela Orlandi si è cristallizzata in questi termini nella sentenza ordinanza di archiviazione del giudice istruttore Adele Rando del 19 dicembre 97. Virgolette, rappresentava altresì la denunciante Natalina Orlandi che intorno alle 19 del 22/6/83 Emanuela aveva telefonato alla sorella Federica riferendole che un rappresentante della casa di cosmetici Avon le aveva proposto un'attività propagandistica per conto della Avon in occasione della sfilata che la casa di moda Fontana avrebbe tenuto a Palazzo Borromini per il compenso di lire 375.000, segnalava altresì che tale circostanza era stata immediatamente verificata, giacché Monsi Raffaella, amica di Emanuela, aveva confermato l'appuntamento della stessa Emanuela con l'uomo della Avon la sera del 22 giugno 83 e riferito di aver lasciato la ragazza in corso Rinascimento alla fermata della linea 70 intorno alle 19:20 e in compagnia di altra ragazza sconosciuta alla Monzi e comunque in seguito mai identificata. Il magistrato aveva riassunto così gli eventi che ruotavano intorno alla telefonata e all'offerta di lavoro per reclamizzare i prodotti Avon, basandosi sulle testimonianze degli stessi familiari della giovane vittima. La chiamata sarebbe avvenuta poco prima delle ore 19 del 22 giugno 83, presumibilmente dal telefono a gettoni interno alla scuola di musica Ludovico da Vittoria. Basandosi sul racconto fatto dalla sorella Federica, la primogenita Natalina Orlandi, quindi basandosi sul racconto della sorella, quindi Natalina la mattina di giovedì 23 giugno 83 si recava di buon'ora all'Ispettorato Generale di PS presso lo Stato, Città del Vaticano, per denunciare la scomparsa della sorella più piccola. Il verbale di denuncia si apre alle ore 7:50 e riferisce quanto segue.
Verso le ore 16:30 di ieri, mia sorella Orlandi Emanuela, eccetera, nata a Roma, convivente, è uscita dalla nostra abitazione per recarsi alla scuola di canto sita in piazza Santa Apollinare, nella scuola Ludovico da Vittoria, senza fare più ritorno a casa. La medesima, verso le ore 19 successive, ha telefonato nella mia abitazione, dove ha risposto l'altra mia sorella, Federica, di anni 21, alla quale ha riferito di aver incontrato un uomo non meglio descritto, il quale le aveva proposto se voleva fare una propaganda per una ditta di cosmetici e precisamente per la ditta Avon, con sede, anzi mediante una sfilata, Palazzo Borromini o via omonima, unitamente alle sorelle Fontana. Concludeva però nella detta telefonata che tra qualche minuto sarebbe tornata a casa. Tuttavia, tuttora non si è vista. Inciso. Lei al momento non doveva tornare a casa, aveva un impegno con la sorella Maria Cristina davanti al palazzaccio. Quindi perché avrebbe riferito di essere in procinto di tornare a casa quando il ritorno era previsto comunque un bel po' più tardi, per le 8, 8 e un quarto, insieme alla sorella dopo un giro con gli amici? Dunque, dalla denuncia di Natalina si apprende che Manuela avrebbe fatto riferimento nel corso della telefonata con Federica all'incontro con un uomo non meglio descritto, il quale le avrebbe proposto di fare del volantinaggio per la ditta Avon a una sfilata di moda delle sorelle Fontana a Palazzo Borromini o via omonima. A Roma non esiste, l'abbiamo già detto, nessun Palazzo Borromini. Esistono una terrazza Borromini, oggi rooftop, sullo storico Palazzo Panfili a Piazza Navona. È una sala Borromini nell'oratorio dei Filippini, dei confratelli della congregazione di San Filippo Neri in via della Chiesa Nuova. Ora, qualcuno mi ha fatto notare, io non sono appassionata di charade, i giochetti del genere, che nella piazza Navona è contenuto Avon. Vabbè, lo lascio agli specialisti. Continua. Un insieme di informazioni sbagliate, inattendibili, dettagli fuorvianti e orari sballati che ha finito con l'inquinare anche il primo rapporto di polizia giudiziaria destinato al magistrato titolare dell'inchiesta, dottoressa Gerunda. Quindi i dettagli arrivano già sbagliati e quindi il rapporto, ne risente. Il 6 luglio 83 la sezione omicidi della squadra mobile scriveva che la mattina del 23 giugno SC Orlandi Natalina, nata a Roma il 17.3.57, abitante nello stato Città del Vaticano, denunziava negli uffici dell'Ispettorato Generale PS presso il Vaticano la scomparsa della sorella minore Emanuela. La Orlandi Natalina precisava che la congiunta, uscita di casa alle ore 16.30 del giorno precedente per recarsi a scuola di canto presso l'Istituto da Vittoria, non aveva più fatto ritorno a casa, pur avendolo preannunziato telefonicamente intorno alle ore 19. Nel corso di tale telefonata, la giovane aveva riferito alla sorella Federica, che le aveva risposto di essere stata poco prima avvicinata da un uomo non descritto, il quale le aveva proposto di partecipare a una sfilata pubblicitaria per la ditta Avon che si sarebbe svolta al Palazzo Borromini con la partecipazione delle sorelle Fontana. Addirittura qui si parla di partecipazione, forse si intende patrocinata da. Il primo ad accorgersi dei troppi errori lasciati a verbale dalle figlie fu proprio Ercole Orlandi, il padre della giovane scomparsa, il quale si espresse in questo modo il 9 luglio 83 proprio al sostituto Gerunda. Mia figlia Federica mi raccontò che circa 10 minuti prima delle 19 Emanuela aveva telefonato a casa e chiesto di papà o mamma e le aveva detto che quando andava a scuola l'aveva fermata, quando andava a scuola qui, l'aveva fermata un uomo che le aveva proposto di fare del volantinaggio il sabato successivo o a Palazzo Borromini o alla Sala Borromini, non aveva capito bene, per prodotti Avon da pubblicizzare in occasione di una sfilata di moda per, virgolette, quelle sorelle che stanno in Piazza di Spagna, di cui non ricordava il nome, tratto da Pino Nicotri, Triplo Inganno. Resta il fatto che gli elementi di fatto rassegnati nella denuncia di scomparsa di Emanuela Orlandi sono quasi tutti imprecisi o inattendibili, a partire dall'orario di uscita di casa 16:30 per recarsi alla scuola di musica per terminare con la presunta sfilata di moda delle sorelle Fontana. Il particolare delle sorelle Fontana è stato inserito nella narrazione dalla stessa Federica Orlandi, la quale, sentita a verbale dai militari della 3a sezione Reparto Operativo Carabinieri Roma il 29 luglio 83, ha tra l'altro spiegato che si era trattato di una sua personale deduzione, ammettendo che la sorella Emanuela non aveva mai fatto esplicito riferimento al nome delle sorelle Fontana. Il verbale inizia con una rettifica
dell'orario di uscita di casa della sorella rispetto a quello indicato nella denuncia di Natalina. Il giorno 22 giugno, US, alle ore 16 circa, ho visto mia sorella Emanuela uscire di casa per recarsi alla lezione di musica nella scuola di Piazza Santa Apollinare. Non so se Emanuela ha preso l'autobus della linea 64 oppure abbia fatto corso Rinascimento a piedi per arrivare a scuola alle ore 16:30, orario di inizio delle lezioni. Alle ore 18:40 circa ho ricevuto una telefonata di Emanuela, la quale mi domandava di nostra madre, non essendo a casa mi riferiva a quanto segue. Mentre andavo a lezione sono stata avvicinata da un signore il quale mi offriva un lavoro di volantinaggio, ovvero dover pubblicizzare un prodotto e altri della casa cosmetica Avon in una sfilata di moda che si sarebbe svolta il sabato successivo, ovvero il 25 giugno, che si sarebbe svolta in Roma nella sala Borromini alle ore 16:30. Mi avrebbe offerto la cifra di 350.000 lire per questo lavoro, però voglio sapere se mamma mi accompagna. Aggiungo, proseguiva Federica Orlandi a verbale, che non si ricordava il nome di chi era la sfilata in questione, ma mi spiegava che erano quelle sorelle che hanno un negozio di alta moda a Piazza di Spagna, da cui ho dedotto le sorelle Fontana. Ora, per inciso, nel corso degli anni, per una trasmutazione, per un'osmosi, mi è capitato di dover leggere che e poi la sfilata si sarebbe svolta a Piazza di Spagna, cioè dei sillogismi in libertà. Continua. Quindi io le dissi, anche se sarebbe stata sicuramente una fregatura, ma lei non mi ha risposto, letterale così. E per concludere diceva che sarebbe venuta a casa e inoltre aveva un appuntamento con quel signore alle ore 19:10 davanti alla scuola, per cui presumo abbia chiamato dalla scuola di musica dalla quale sarebbe uscita verso le ore 19, tratto da Tommaso Nelli, Atto di dolore. Ora, per inciso, ma se aveva appuntamento con la sorellina Maria Cristina, perché dice che alle 19:10 appuntamento? Comunque qui già si preannuncerebbe, diciamo, una sola alla sorella. Dunque, stando a questa versione dei fatti di Federica Orlandi, Emanuela avrebbe telefonato a casa verso le 18:40, presumibilmente utilizzando un telefono all'interno della scuola di musica. Nessuno tra allievi, personale e insegnanti dell'Istituto Ludovico da Vittoria ha mai dichiarato o confermato di aver visto la Orlandi telefonare al termine delle lezioni di musica. Anzi, due allieve della scuola, Sabrina Calitti e Raffaella Monzi, videro ambedue Emanuela scendere le scale di Palazzo Santa Apollinare con, virgolette, passo affrettato per guadagnare l'uscita al termine della lezione di canto corale poco prima delle ore 19. Nessuna di loro vide la vittima fermarsi all'interno o all'esterno dell'istituto per telefonare. Tuttavia, in questo scenario effimero e inquietante, un dato è certo: quella è l'ultima telefonata della vittima. È l'ultima volta che i suoi familiari, in questo caso Federica, sentiranno la voce di Emanuela dal vivo. Tra le ore 19:10, quando sarebbe stata vista dal custode Andrea Paolini in attesa fuori dal portone d'ingresso di Palazzo Santa Apollinare, l'orario combacia con quello indicato dalla sorella per l'appuntamento con il misterioso uomo. Quindi tra le 19:10 e le 19:30 la ragazza si sarebbe spostata di poche decine di metri su Corso Rinascimento per recarsi alla fermata dell'ATAC della linea 70, dove ebbe modo di parlare con un'altra compagna della scuola di musica, Raffaella Monzi. In quella circostanza Emanuela sarebbe stata vista anche da altre due allieve, Laura Casagrande e Maria Grazia Casini, in compagnia di una quarta ragazza mai identificata. Presumibilmente anche lei una studentessa del Ludovico da Vittoria, coetanea più o meno alta come Emanuela, con i capelli ricci, corti e neri. Ora, per inciso, io ho sempre trovato inverosimile che non si sia stati in grado di identificare questa ragazza. Se era un'allieva, identificarla sarebbe stato relativamente facile nel giro di pochi giorni, una settimana, un mese, 2 mesi. Se li stava, bastava controllare le iscrizioni. Quindi, evidentemente, così non è, cioè c'è qualcosa che non è come viene detta. La misteriosa allieva fu vista restare alla fermata della linea 70 in compagnia della vittima e, almeno stando a Maria Grazia Casini, la direttrice della scuola di musica riuscì a identificarla e quindi interpellarla. Questo tratto da Emanuela Orlandi, Una storia vaticana, di Adelchi Battista e Giuseppe Colella. Quando Suor Dolores interpellò la quarta ragazza, sarebbe stata presente anche la Casini, ma l'identità dell'ultima ragazza rimasta con la vittima prima della sua scomparsa non fu mai comunicata agli inquirenti. Per inciso, non comunicata o non trovata.
o al limite non esistente? Il nome di quella giovane restò sigillata nella memoria di Suor Dolores. Di nome Lidia Salsano, Salsano, 61 anni, originaria di Salerno, che morì il 25 novembre 85 al Policlinico Gemelli. La religiosa portò con sé nella tomba il nome della quarta ragazza. Inciso mio, ammesso l'abbia mai saputo, ammesso sia mai esistita. Le immagini sfocate di Emanuela e l'amica ignota potrebbero essere tra gli ultimi fotogrammi della vita della quindicenne vaticana. Da quel momento in poi, infatti, la sua tragica sorte inizia a sfumare come in un effetto fade out di un film dell'orrore, fino a svanire nel nulla. Dopo le 19:20, 19:30 cessano le testimonianze di tutti coloro che dissero di averla vista viva e libera. Però, a demolire la versione dell'ultima telefonata di Emanuela, 25 anni dopo, sarà proprio Federica Orlandi. E che testimonia che gli italiani non si sono mai fermati nelle indagini. Nella sua deposizione del 12 novembre 2008, davanti ai sostituti Maisto e Staffa di Roma e alla presenza del dirigente della squadra mobile Vittorio Rizzi, la sorella della vittima, scardinando tutte le ricostruzioni dei fatti accreditate negli anni, anticiperà l'ultima telefonata di Emanuela di almeno 2 ore rispetto alla versione accreditata per anni, collocandola immediatamente dopo l'incontro con il misterioso uomo della Avon. Sono stata sentita numerose volte sulle circostanze relative alla scomparsa di mia sorella, e in particolare in merito alla telefonata di Emanuela da me ricevuta il giorno della scomparsa. Ricordo che mi chiamò, ritengo da scuola, ritengo, sicuramente da un telefono pubblico. Beh, qui per inciso non capisco io, non c'erano i cellulari, il telefono era pubblico, sicuramente vuol dire cabina, altrimenti il telefono della scuola non è pubblico. Dice così, poco prima dell'inizio delle lezioni, quindi questo si anticipa di molto, perché voleva parlare con mamma in quanto poco prima entrasse a scuola era stata avvicinata da un uomo, quindi qui andiamo a molte ore prima. Uomo che le aveva proposto di fare pubblicità tramite volantinaggio a prodotti della Avon nel corso di una sfilata delle sorelle Fontana, qui conferma Fontana, che si sarebbe tenuta a Palazzo Borromini, piazza della Chiesa Nuova, qualche giorno dopo, per un compenso di 300.000 lire. Emanuela voleva parlare con mamma per avere il permesso di accettare la proposta, dovendo dare la risposta all'uomo subito dopo la scuola. Ora, per inciso, questo è improbabile. Improbabile per il quadro che ci hanno fatto della famiglia Orlandi. Non esisteva proprio, ma della famiglia Orlandi come di tante altre famiglie, non esisteva proprio che una ragazza dicesse a mamma, a una mamma di quel genere. Rispondimi in fretta perché qui c'è uno. La mamma le avrebbe risposto anche con una certa severità. Immagina, torna a casa e ne parliamo e poi vediamo. Collocando l'ultima telefonata prima di fare ingresso nel palazzo di Santa Pollinare, si va a incrinare l'intero impianto di tutti gli altri orari, a partire da quello indicato dalla sorella maggiore Natalina, 16:30, come quello che segna l'uscita di casa per recarsi da Vittoria. Stando a questa nuova versione, Emanuela avrebbe dovuto incontrare l'uomo della Avon dopo le 16:30, ma prima delle 17 su Corso Rinascimento, come testimoniò il vigile urbano Sambuco, perché a quell'ora, minuto più o minuto meno, sarebbe stata vista entrare nel palazzo di Santa Pollinare, incassando anche un rimbrotto da parte del suo maestro di flauto Loriano Berti per essere arrivata in ritardo alle lezioni. Però qui vediamo un attimo. Quando iniziavano queste lezioni? Alle 16:30, 16:30, 18:30, qualcosa del genere, quindi doveva partire da casa almeno alle 16, cioè, anche se era giovane, veloce, svelta, e il tragitto tutto sommato non era lunghissimo, in ogni caso questo appuntamento doveva essere per le 16 circa. Federica Orlandi in questo verbale svelava un altro particolare interessante, confessa di aver lavorato lei stessa per la ditta Avon. Io ho lavorato per l'Avon, ma penso che all'epoca avevo già smesso. Mi occupavo della zona Prati, per inciso, inquietante, no? Sapete cosa ricorda Prati? E avevo come base per le riunioni l'hotel Michelangelo, in via della stazione di San Pietro, accanto al Vaticano. Ecco, stazione di San Pietro, accanto al Vaticano, dove sta? In via Monte del Gallo. Ecco perché nasce il sospetto su questa strada, perché viene citata, ovviamente se si vogliono seguire tutte le piste, poi può significare o meno.
Ma a che ora arrivò Emanuela Orlandi alla scuola di musica? Collocando i vari eventi in un sempre più ristretto arco temporale che non supera la mezz'ora tra uscita di casa, incontro con l'uomo Avon, telefonata a casa, arrivo a scuola di musica, beh, che non supera la mezz'ora, poi si vedrà. Non si vedrà per inciso perché ci sono versioni secondo le quali Emanuela era a casa tranquilla che, a suonare il piano. E viene fuori anche che ci sarebbe stato un piano in casa. Ma verso le 16 smette di essere tranquilla. C'è una forte dicotomia tra i due momenti della vita che si concilia con gli umori di una ragazzina, però non ha molto senso nemmeno per una giovanissima perché diventa un atteggiamento schizoide. Quindi possono essere credibili gli orari forniti dai vari testimoni fino a quel momento? Sappiamo però che, almeno stando all'allieva Sabrina Caritti, la vittima arrivò con un leggero ritardo stimabile nell'ordine di 10-15 minuti. La prima testimonianza è quella di Raffaella Monzi, risale al 9 luglio 83 ed è verbalizzata dalla sezione omicidi della squadra mobile di Roma, coordinata da Nicola Cavaliere. Fino alla fine di giugno, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, ho frequentato il secondo anno di flauto e solfeggio presso la scuola da Vittoria di via Santa Apollinare. Gli orari di lezione andavano dalle 15 alle 19, cioè una sola volta alla settimana, oppure dalle 16 alle 17 o dalle 18 alle 19, a seconda del tipo di lezione da seguire. Nella mia stessa classe c'era Emanuela Orlandi, che ho conosciuto all'inizio dell'anno scolastico dello scorso anno, cioè a dire 2 anni or sono. La nostra amicizia non è mai stata molto stretta, anzi si è limitata a qualche scambio di opinioni sulle lezioni o su qualche altra frivolezza. Devo dire che con me era piuttosto distaccata. Ora qui appunto anticipiamo che Emanuela viene descritta in modi molto diversi da chi sta fuori casa e chi sta dentro. All'esterno distaccata, controllata, forse timida, riservata, taciturna, una che ascolta e osserva più che esporsi. A casa invece solare, chiacchierina, estroversa, quasi esplosiva, esuberante. Quindi, per questo motivo, per il suo carattere che a me pare introverso, non mi ha mai riferito alcun particolare della sua vita privata, tranne quello sulla circostanza del lavoro di volantinaggio per conto di un rappresentante della Avon. Beh, questo è strano, no? Voi capite, è introversa. Non parla di nulla, ma improvvisamente racconta alla Monzi che l'ha fermata l'uomo della Avon. L'ultima volta che ho visto Emanuela Orlandi risale a mercoledì 22 giugno, lo ricordo perché era l'ultimo giorno di lezione di canto corale, a chiusura dell'anno scolastico. Siamo usciti da scuola verso le ore 19 per le scale, mentre parlavo con una mia compagna di classe, cioè di canto corale, ho intravisto Emanuela che ci ha superato con passo affrettato, mi ha salutato, affrettato. E quindi è uscita dall'istituto, salutata la mia amica e direttami verso la fermata dell'autobus 70, direzione Palazzo Madama, via Nazionale, ho raggiunto in quel breve tratto che va dalla scuola alla fermata Emanuela. L'ho affiancata, però strano perché Emanuela era di fretta, lei no, comunque l'ho affiancata. E vedendo che lei non parlava, allora, per rompere il silenzio, le ho chiesto come andava con Berti, cioè il nostro professore di flauto, con ciò intendendo come andava in quegli studi. Quindi qui abbiamo un'Emanuela che non sembra avere alcuna voglia di confidarsi su nulla. Lei mi ha risposto che andava bene, ma che comunque l'anno prossimo avrebbe dovuto applicarsi di più. A questa prima testimonianza seguirà quella resa al sostituto procuratore Sica, subentrato 4 giorni prima alla Gerunda. È il 28 luglio 83. Ho visto la ragazza durante la lezione di canto corale, poi siamo uscite insieme. Quindi qua sono uscite insieme, non la raggiunge per strada. Ricordo che Emanuela correva per le scale, mentre io mi trattenni a parlare con altre compagne. Quindi in che punto, escono insieme? Raffaella Monzi ha sempre reso versioni sostanzialmente solide. Qui le chiama sostanzialmente solide, però la tempistica dell'uscita non lo è tanto. Io la scuso completamente perché ricordarsi le cose anche a distanza di 15 giorni è già difficilissimo. Qui è cadenzata nei mesi, negli anni. Nell'ottobre 87 Raffaella venne intervistata a telefono giallo dedicata al caso e confermò quello che aveva riferito agli inquirenti 4 anni prima. Quel giorno Emanuela arrivò con 10 minuti di ritardo, me lo ricordo perché il professore ci chiese sue notizie. Questo è particolare, che non emerge tanto facilmente. A noi sembra molto strano perché di solito lei era puntuale, poi mi ricordo che arrivò in aula affannata e questo fatto evidentemente perché aveva fatto le scale di corsa. Vabbè, questo è un particolare che non sta in coerenza con le altre dichiarazioni, è un'aggiunta.
Il 22 luglio 83 è Maria Grazia Casini a rendere la sua testimonianza, sempre alla squadra mobile di Roma. Anche in questo caso i momenti affrontati sono quelli successivi all'uscita di scuola. In questo verbale la Casini aggiunge dettagli circa il suo rapporto con Emanuela e sulla misteriosa quarta ragazza vista con Emanuela alla fermata dell'autobus. L'ultima volta che ho visto Emanuela è stato il giorno 22/6/83 alle ore 19 circa all'uscita della scuola. Preciso che era ferma insieme a una sua amica alla fermata del 70. Sebbene ricordo questa ragazza, della quale mi sono dimenticata il nome, qui è scritto così, avrebbe riferito alla suora che dopo che io e i miei amici siamo saliti sull'autobus, la stessa in compagnia di Emanuela si erano avviate a piedi fino a Corso Vittorio, punto in cui si sarebbero separate. Quando Suor Dolores ha interpellato questa ragazza, ero presente anch'io. Rimane un po' nella confusione. Arriviamo ora a Laura Casagrande, la prima allieva a dare qualche informazione utile sull'arrivo di Emanuela alla scuola di musica. La ragazza venne ascoltata nella caserma dei carabinieri del reparto operativo di Via Selci il 4 agosto 1983. Conosco Emanuela Orlandi da prima di Natale dell'82. La conobbi tramite altra amica, entrambe a scuola di musica. Con Orlandi non ho intrapresa un'amicizia particolare, ma ci frequentavamo perché frequentavamo le lezioni di canto corale. Qui c'è scritto sita, credo, in questa piazza Santa Apollinare, credo se la frequenti. Dopo le ore 16 sono uscita e mi sono recata in una sala d'aspetto dove ho incontrato altri amici e ho atteso in quanto alle ore 17:30 avevo lezioni di canto corale. Alle ore 17 circa, nella sala dove ero attesa, giungeva Emanuela Orlandi. Ed essendovi anche il suo professore di flauto, di cui non conosco il nome, ho sentito e che lo stesso rimproverava Emanuela in quanto giunta tardi alle lezioni di flauto. Dopo il rimprovero del professor Berti, Emanuela si univa al nostro gruppo in sala d'attesa. Parlando della lezione di canto corale, che avrebbe dovuto durare più del solito, Emanuela diceva che doveva assolutamente terminare alle 19 in quanto doveva uscire. Questo ci sta perché aveva appuntamento con la sorella. Durante la lezione si è svolto tutto normalmente. Alla lezione prese parte anche Manuela. Scendendo le scale della scuola, Manuela era dietro di me, per cui giunta al cortile l'ho salutato e aspettato, anche se andavo di fretta, ho aspettato tutto il gruppo. Quando ci siamo riuniti nel cortile esterno della scuola, ho deciso di avviarmi verso la mia abitazione in compagnia della mia amica Maria Teresa P. Durante il tratto di Corso Rinascimento che ho percorso a piedi, mi sono girata diverse volte per controllare se il gruppo si era mosso. Vabbè, questo è strano, tu stai tornando a casa, cosa faccia il gruppo? Poi dovrebbe interessarti fino a un certo punto. Sabrina Calitti, come Maria Grazia Casini, anche Calitti venne ascoltata il 29 luglio dell'83 dalla Digos. L'ultima occasione in cui ho visto Emanuela è stata quando ci siamo salutate sul portone di scuola, perché poco dopo, passando avanti alla fermata dei mezzi pubblici di Corso Rinascimento, ubicata poco prima del Senato, ho visto che vi erano alcune ragazze della scuola di musica che io conosco di vista, non ho notato però Emanuela, di questo sono sicura. Le parole di Sabrina Calitti sono riportate anche nella sentenza, ordinanza di archiviazione del 17 dicembre 1997 del giudice Rando. Il pomeriggio del 22/6/83 la Orlandi era giunta a scuola quando la lezione di flauto era già cominciata, confidando all'amica Calitti Sabrina che era sua intenzione anticipare l'uscita, avvenuta infatti intorno alle 18:50. L'uscita di scuola anticipata, tuttavia, è un falso problema, poiché proprio quel mercoledì due impiegati dell'Istituto di Musica diretto da Suor Dolores festeggiavano le nozze d'argento e per questo motivo il maestro Valentino Miserax terminò la lezione di canto corale alle 18:45. Ciò esclude l'ipotesi che Manuela avesse ancora la necessità di uscire prima delle 19, proprio perché la lezione del maestro Miserax terminò in anticipo di un quarto d'ora rispetto all'orario previsto e la ragazza non uscì prima delle 18:45 perché fu vista da parecchie persone uscire dalla scuola insieme a tutti gli altri. Sì, ma per inciso i Miserax facevano un rinfresco. Quindi io personalmente non ho chiaro se poi ci sia stato questo rinfresco e quanto sia durato. Poteva durare ancora mezz'oretta e quindi indurre i ragazzi a rimanere per cortesia o per mangiare qualcosa e farli ritardare rispetto all'uscita delle lezioni. Questo a me non è chiaro. La direttrice della scuola nel pomeriggio del 10 luglio 1983, cioè Suor Dolores, confermò alla sezione omicidi della squadra mobile l'arrivo in ritardo di Emanuela e l'uscita anticipata di tutta la scolaresca. Il
Il 22 giugno Emanuela è venuta regolarmente in istituto con un po' di ritardo, come mi è stato riferito dal professore di flauto. La lezione, qui parentesi, non di flauto, ma di canto corale, quel giorno è terminata alle ore 18:45, quindi per inciso, quel giorno ne ha avute due Emanuela, una di flauto, l'altra di canto corale. 18:45, ora in cui tutti gli allievi sono usciti dalla scuola, compresa Emanuela, da allora non l'ho più veduta, ma è strano questo. Perché c'era il rinfresco, il festeggiamento. Allora, vorremmo capire, questo rinfresco dava l'opportunità di uscire prima e basta, oppure gli allievi erano invitati, caldamente invitati, e qualcuno di loro si è fermato, oppure non si doveva fermare nessuno? Dai vari report questo non è chiaro. Ho preso questo articolo, questo, sì, questo articolo, diciamo, a paradigma. Questa versione di Suor Dolores combacia con le testimonianze di Monzi e Calitti. La vittima, terminata la lezione di canto corale del maestro Miserax, uscì insieme a tutti gli altri allievi, scendendo le scale del palazzo in fretta, superando e dribblando molte compagne di corso. Superando e dribblando. Viene notata da varie persone questo comportamento, taglia la testa al toro, smentendo l'ipotesi che sia uscita prima degli altri. Sì, se non c'era un rinfresco per i due che festeggiavano, ma mettiamo che invece questo sia un misunderstanding e non si sia verificato alcun rinfresco ed è uscita dribblando tutti, però poi si è fermata, frenata notevolmente per intrattenersi con la ragazza con i capelli ricci. Quindi questo fa supporre che ci fosse un appuntamento con questa ragazza, però resta fermo l'interrogativo invece sull'uomo che l'avrebbe fermata. Prima delle lezioni, tra una lezione e l'altra o dopo le lezioni. Continua. Inspiegabilmente, però, forse a causa degli effetti della grave malattia nell'87, poco pe tempo prima della sua scomparsa, Suor Dolores, nell'intervista rilasciata a telefono giallo, raccontò un'altra storia che mal si incastrava con la sua deposizione agli inquirenti di 4 anni prima. Quel giorno Emanuela chiese al professore di canto corale di uscire 10 minuti prima, perché aveva un impegno. Abitualmente le bambine chiedono il permesso a me di uscire prima. Anche questo mi ha stupito moltissimo. Potrebbe anche essere vero che la giovane vittima chiese di uscire prima, ma visto che era comunque prevista la fine anticipata della lezione di canto corale, è ragionevole pensare che Monsignor Miserax l'abbia rassicurata, dicendole che non era necessario chiedere un permesso perché tutti sarebbero usciti un quarto d'ora prima del previsto. Questa è una costruzione. Sapete, io non le approvo molte, cioè fanno parte del campo delle ipotesi, ma è un'ipotesi che non viaggia da sola, ma deve appoggiarsi su qualcosa, ovvero su questa uscita anticipata per tutti, che toglierebbe sì ogni problema, ma che non è poi tanto confermata da altre persone. Si sorvola, le altre sorvolano leggermente su questo rinfresco, dicono, no, altrimenti avrebbero detto siamo usciti prima perché c'era questo rinfresco a cui ci si poteva anche fermare, però anche no, e quindi siamo sciamate tutte via. Ma non paga di questo anticipo, di questa uscita anticipata, Emanuela sarebbe uscita anche di corsa dribblando, tranne poi frenare bruscamente fuori perché c'era la ragazza con i capelli ricci, o forse fermata da quell'uomo che però nel 2008 diventa uno che le parla prima della lezione di canto corale come minimo, se non di quella di flauto. Le nozze d'argento, ecco questo famoso rinfresco dei De Lellis e il loro amico regista. Franco De Lellis e Giuliana De Johannon, marito e moglie che festeggiavano quel giorno i 25 anni di matrimonio, avevano chiesto e ottenuto da Suor Dolores di poter organizzare all'interno del Palazzo Santa Apollinare una cerimonia religiosa per parenti e amici che si sarebbe celebrata nella cappella presso i padri arabi al secondo piano, nonché un piccolo rinfresco prima di andare poi tutti a cena a Grotta Ferrata. Grotta Ferrata, cosa vi ricorda? Però io non voglio fare strani legamenti e la lascio lì. I coniugi De Lellis furono interrogati dalla squadra mobile e dalla Digos tra il 30 luglio e il 2 agosto 83. Quindi, come vedete, le indagini a tambur battente in periodo di ferie, che poi tra luglio e agosto si va in ferie, molti lo sono, ma ogni giorno ci sono interrogatori. Quindi rimandiamo al mittente le accuse di Pietro Orlandi per sempre. Sia Franco che Giuliana confermarono che la lezione di canto corale del maestro Miserax terminò prima per permettere agli invitati di partecipare alla messa per la loro ricorrenza nella cappella presso i padri arabi. Quindi c'erano degli invitati che erano alla lezione di canto corale
Chi erano? Soltanto gli insegnanti o anche qualche alleva o allievo? Uno degli autori di questo articolo intervistò i coniugi Dell'Ellis per il settimanale Italia, 1° dicembre 1995, con il titolo già citato Oscar, pensaci tu, in riferimento a Oscar Luigi Scalfaro, si è già visto. Riportava per la prima volta non solo le testimonianze di marito e moglie, ma soprattutto anche quelle di Monsignor Valentino Miserax Grau, mai sentito dagli inquirenti e mai intervistato prima di allora, e forse perché nessuno gli aveva parlato di questo personaggio. Sono tanti quelli coinvolti in quella scuola di musica. Franco e Giuliana Dell'Ellis furono molto precisi nel loro racconto, che combaciava con le loro deposizioni alla squadra mobile e alla Digos di 12 anni prima. Quel mercoledì non potremo dimenticarlo, dichiarava la signora Giuliana, segretaria della scuola di musica, nell'intervista, anche perché celebravamo le nozze d'argento. Per l'occasione, Monsignor Valentino Miserax terminò la lezione di canto corale con un quarto d'ora d'anticipo per dare modo ai ragazzi di uscire e prepararsi alla cerimonia religiosa che si sarebbe tenuta dai padri arabi al secondo piano. Ma questo apre un altro scenario, ovvero che i ragazzi, perché io per ragazzi interpreto quelli che erano all'ultima lezione di canto corale, che i ragazzi dovessero anche andare alla cerimonia religiosa, magari brevissima, un semplice rito con una benedizione agli sposi, e poi al rinfresco, che di solito dei giovani non si fanno mai scappare. Quindi va chiarito questo aspetto. Ma nella testimonianza di Franco Dell'Ellis, in particolare, factotum della scuola di musica di Suor Dolores, resa prima di tutto alla Digos il 30 luglio 83, emerse il nome di un regista cinematografico di 51 anni, loro amico, che non solo era proprietario di due BMW, una di colore verde e una grigia metallizzata, ma che frequentava e aveva avuto una liaison con la loro figlia primogenita, la quale, fra le altre cose, spesso faceva la comparsa in film anche hard. Il regista, amico di famiglia, a volte andava di nascosto a Palazzo Santa Apollinare per incontrare l'avvenente e tormentata figlia 23enne dei Dell'Ellis, la ragazza che frequentava le lezioni di canto corale del maestro Miserax insieme a Emanuela Orlandi, spesso dormiva di nascosto all'interno di Santa Apollinare, ospite di una delle portiere del palazzo, tratto dalla Giustizia Net Giampaolo Pellizzaro e Rossella Pera.